Nel 1987, qui a Cantieri del Pardo, nasce una barca destinata ad essere uno dei più grandi successi di questo cantiere, il Gran Sole 52, disegnato da German Frère. Oggi, nel 2024, a 37 anni di distanza, il Cantiere del Pardo torna a proporre un Gran Soleil 52 e noi siamo venuti qui proprio per vedere la barca ancora prima che vada in acqua. L'abbiamo voluta vedere mentre la stanno costruendo, questo perché? Per mostrarvi i suoi segreti più nascosti. Venite con me. Ciao Gigi. Buongiorno Maurizio. Come stai? Tutto bene? Arrivato, sì, grazie. Gigi Servidati, il presidente del Cantiere del Pardo, ma soprattutto il responsabile del prodotto, ovvero sia è lui che immagina, crea nella sua testa le barche e le segue dal momento in cui le ha pensate al momento in cui le va a varare, per cui meglio di lui i Gran Soleil non li conosce nessuno. E io sono qui perché so che tu hai pensato un'altra barca. Sì, stiamo preparando questo Gran Soleil 52, che per noi è una barca particolare, molto attesa per tutta la storia che ha. E dai, te la faccio prima a fartela vedere. Andiamo a vedere. Però ci terrei a farti capire un po' poi dove nascono le nostre barche, il cuore. Perciò iniziamo da dove? Dall'ufficio tecnico. Andiamo, ti seguo. Questa è una delle aree più importanti della nostra azienda, l'ufficio tecnico. Quindi è da qui che partono tutti i nostri progetti. Qui ci sono tante tutti persone. I nostri. Sì, diciamo che quelli giusti che servono, ne manca sempre qualcuno. Qui ci sono tutti i nostri designer, i nostri ingegneri, l'ingegner Candela che è responsabile dell'ufficio tecnico. Piacere, Maurizio, benvenuto. Ma tu sei il capo qui dentro. Io sono il coordinatore dell'area tecnica. Cioè tutti i problemi arrivano tutti sul tuo tavolo e con questi tutti i mal di testa praticamente. Esattamente, sì. Benissimo. Ora, se vuoi vedere nei dettagli come nasce un progetto, ti faccio parlare con un designer che è Davide. Perfetto, allora io vado a parlare con Davide. Allora, mi dicono che tu sei la persona che ci deve guidare e farci capire cosa fate voi qua dentro. Sei? Davide Papapicco, io designer. E c'hai? 30 anni. Perfetto, ottimo. Iniziamo allora. Questo è da dove voi partite. Che cos'è questo? Questo è il disegno della carena che ci viene dato da Matteo Polli, l'architetto navale della barca. E questa è la carena del Gran Soleil 52. 52 Performance. Benissimo. Insieme al piano velico. A noi arriva questo e un primo modello 3D fatto da Nauta Design che cura l'exterior e l'interior design del progetto e noi iniziamo il nostro processo di ingegnerizzazione di tutte le parti in composito, quindi a partire dallo scafo come vedi e da tutte le strutture interne. Tutta la matematica di queste strutture la fate qua dentro allora? Esatto, sì. Benissimo. Poi procediamo con il disegno del cielino e della coperta e di tutti i pezzi staccati che vanno a completare l'imbarcazione. In seguito continuiamo con la progettazione delle appendici, quindi del timone e della chiglia e di tutta l'attrezzatura di coperta che viene montata. Da quanto ho capito, qui dentro entra un progetto di massima e esce invece un progetto esecutivo, cioè questo voi lo mandate di là in cantiere e loro possono cominciare a costruire, a realizzarla. Esatto. Vera e propria. Esattamente. Dopo aver visto scafo e strutture, andiamo invece a vedere cosa succede all'interno della barca e andiamo a parlare con Sofia Rossi, che è la persona che proprio deve pensare a quello che succede all'interno di questo Gran Soleil 52. Ciao Sofia. Ciao. Sofia, tu cosa sei? Io sono una designer. Perfetto. E mi occupo di progettazione di interni. Perciò parti da dove? Allora, tutto parte da Nauta Design che ci fornisce i rendering con le geometrie che dovranno seguire i nostri mobili. Successivamente noi li trasformiamo in 3D esecutivi che poi verranno inviati al taglio tramite controllo numerico, usciranno poi dalla falegnameria per essere montati poi. Per cui siete voi che decidete quel pezzo di legno come va tagliato. Sì. E su che foglio va tagliato. Esattamente. Da qua. Esatto. E detto questo, io direi che possiamo andare in produzione per andare a vedere tutto il lavoro di Davide e di Sofia e di tutti i ragazzi che stanno qua dentro, come poi si trasforma in una vera e propria barca, una barca destinata a navigare.
Siamo a bordo del Gran Soleil 52 all'interno del cantiere del Pardo e lo sentite perché si sentono tutti questi rumori di lavorazione. In questo momento il cantiere è veramente pieno di barche che devono andare in acqua tra poco, come poi succederà anche per questa barca qua. Gran Soleil 52, che abbiamo detto, è disegnato da Matteo Polli per quanto riguarda la carena e le appendici e da Nauta Design invece per tutto quello che è lo stile. Gigi, io so che questi due progettisti inizialmente hanno avuto qualche problema a lavorare insieme. Ma dai, come sempre è chiaro che ognuno ha le proprie esigenze, l'importante è trovare il compromesso corretto per dare soddisfazione al cantiere, che è quello che vuole poi l'oggetto fatto in un certo modo. Certamente. Deve avere in questo caso delle performance, essendo una barca che appartiene alla nostra gamma performance, e deve avere anche dei comfort, perché è una categoria di imbarcazione che si rivolge a un pubblico esigente che vuole navigare anche con dei comfort. E questa deve avere una barca che ha molto comfort, perché a giudicare dalle dimensioni del pozzetto deve essere una barca particolarmente comoda. Quanto sì, è larga la barca? La barca è larga 5,15 m. Sì, per effettivamente. Tanto larga, insomma. Tanto larga, per la sua categoria, diciamo che è una bella larghezza. E con la delfiniera lunga arriva quasi a 18 metri, per cui è un 52 abbondante. Abbondante. Anche dentro ha dei volumi importanti, siamo riusciti a farci stare tre cabine, tre bagni, una dinette molto confortevole, e ha una grande cala della prua e un tender garage dove ci sta un tender da 2,60 m. Gonfio. E nonostante la barca sia così grande, ha una carena sportiva. Infatti abbiamo un monopala, non abbiamo le doppie balle, abbiamo un solo timone molto grande, il che ci garantisce un controllo molto elevato dell'imbarcazione quando si va a vela, ma non solo, anche quando si va in manovra d'ormeggio. Che tipo di carena? Che poi è le carene che ormai da tanto vi disegna Matteo Polli. Sì, ormai noi da 4 anni siamo passati alle carene d'acqua di Matteo, che è noto e conosciuto per le sue carene performanti. Anche qui la carena che abbiamo chiesto doveva mantenere il DNA della nostra gamma performance, per cui sotto si stringe abbastanza, ma sopra siamo riusciti a ottenere dei volumi che ci hanno dato la possibilità di farci stare le cose giuste. Tutto quello che ci doveva stare. Esatto. Bene. E ora invece parliamo di come questa barca è costruita. Vogliamo iniziare dalle resine che utilizzate? Sì, la resina, come tutti i Gran Soleil, è un vinile estere possidico. Viene la barca in sandwich, viene laminata a mano e le strutture sono in composito. Vinile estere e possidico per tutta la stratificazione. Scafo, sì. Perfetto, ottimo. Tranne poi nella parte centrale dove viene, diciamo, dove c'è l'alloggiamento della pinna. E lì la barca è costruita in single skin, perché ci deve essere. Lì non c'è sandwich, c'è laminato pieno, ci deve essere una cinzia per infilarsi. Ma sempre i possidica vinilica setti. Sì, sì, sì. Quello sì, su tutta la barca. Sì. Perfetto, per cui avete curato molto la leggerezza, il peso della barca. È uno degli elementi distintivi di questa barca. Volevamo stare entro un certo peso per garantirne poi le performance. Ci siamo riusciti, anzi, siamo stati bravini, abbiamo addirittura risparmiato qualcosina e questo ci fa molto piacere. Oh, parliamo di strutture invece. Quelle che state vedendo in questo momento sono le strutture di un Gran Soleil 44, perché come vedete il Gran Soleil 52 ormai è pieno, le strutture non si vedono più. Come sono fatte queste strutture? Le strutture sono in composito, vengono stampate a terra, poi vengono posizionate all'interno dello scafo, incollate con delle possidiche e fazzolettate. Per cui non solo incollate ma anche fazzolettate. Certo. E questo dà molta rigidità allo scafo. Ma se questo non bastasse, poi anche le paratie sono laminate. Le paratie vengono inserite nello scafo, incollate e laminate. Ok, per cui una vela barca strutturale a tutti. Poi c'è un altro dettaglio che è il bulwark, che è tutta questa struttura, diciamo questa fascia che vedi, che è lunga tutto il perimetro dello scafo, che è un ulteriore rinforzo alla nervatura, quindi andiamo ad evitare completamente le torsioni dell'imbarcazione. Che non è una componente estetica, ma come ha spiegato Gigi invece è una componente strutturale. Ma invece, avevo una curiosità, il ginocchio alto così. Allora, Matteo, questo ginocchio, come lo chiami, l'ho usato, chiaramente noi gli abbiamo chiesto di farlo un po' per noi, per cui è stato fatto un po' più in alto, poi ha questo inserimento a metà scafo dove sparisce, che secondo me esteticamente gli dà veramente un dettaglio particolare. Per cui è una caratterizzazione del marchio Gran Soleil.
adesso non ci rimane invece che andare a vedere quando e dove poter andare a vedere la barca finita. Quando va in acqua la barca? La barca andrà in acqua tra pochi giorni, di conseguenza faremo tutti i nostri test, come siamo abituati a fare, proveremo le vele per il tremaggio della barca, messa a punto, e dopodiché la proveremo, faremo due bordi insieme. Certamente, andiamo a fare un video che vi mostreremo subito dopo i sanoli autunnali. Ma prima però, se volete vedere la barca, potete andare in quali saloni? Dunque, la barca verrà presentata in anteprima al Salone di Cannes, che sarà a metà settembre, e subito dopo Genova, che è la nostra fiera nazionale. Perfetto, per cui l'appuntamento è a Cannes e a Genova. Con questo io penso di avervi detto tutto quello che era possibile dirvi ora. Tutto quello che non vi ho detto ora ve lo racconterò durante il video della prova in mare. E ringrazio Gigi Servidati per la consulenza e l'aiuto che ci ha voluto dare. Ringrazio voi per l'attenzione che ci avete prestato e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Vela Net.